A parte il mio video da mongoloide, però voglio dire, ma perché cazzo Sphere, Amis, le rap reaction e Nigga che ha fatto 3 singoli in 3 settimane ne ha fatto solo uno? Un attimo. Terzo estratto da Indaco. Enigma, il cui vero enigma è uscito dalla macete, boh, chi lo sa. Terzo estratto, allora noi stiamo appunto per vedere un pezzo che secondo me sarà una bomba. Già dal titolo ragazzi. Enigma rapa. Noi, invio. Produzione di... Ok, c'è già questo scheletro con la chitarra che veramente è fantastico, animato veramente benissimo. Madonna, Enigma. Questo è il bambino Indaco del secondo estratto, quindi è tutto collegato, figo. Cercando falsa estasi. Ti do uno schiaffo, leggiti la... Chiromante. No, raga. Sto album sarà un capolavoro, secondo me. Rapide, ripide, tramite liride. Molto esoterico sto pezzo. No, madonna. Un pezzo veramente esoterico, con un sacco di citazioni, un sacco di incassi, un sacco di rime. Questo video animato che è bellissimo. E sto scheletro che ha suonato all'inizio e suona alla fine. Wow, raga. Wow. Rapa noi. Metti così. Cosa vuol dire metti così? Il diario. Che vuoi? Messi così e qua c'è il diario. Non si può fare così, solo su cellulare si fa così. Se oggi l'ho visto. Amici. L'hai visto sul cellulare, l'hai visto? No, l'ho visto su Facebook. Messi qua. Forse perché tu ne hai tanti. Non lo so, che vuoi fare? Non allora, ho capito. Questi sono così. Se tu ti colleghi a questi, però senza farlo sapere, sai quando uno si collega e non fa sapere, e cambia la disposizione, cioè il terzo diventa il primo diventa il secondo, vuol dire che tu in questo momento hai chattato prima con Alex, poi con... No, non vuol dire niente. E com'è che cambiano? Cioè, uno, due, chiedilo tre, a Mark Zuckerberg, quello che ha inventato Facebook. Che ne so perché cambiano? A caso? A caso? Cioè... Non lo so! Ma tu conosci Maurizio Mirko? No. Ce l'hai fra gli amici di Facebook? Vabbè, che vuol dire? Che ne ho così tanti che non conosco. Ah, io pensavo, siccome era il figlio di una mia collega, pensavo che lo conoscevi. No. Ok, piccola interruzione, scusatemi, ma i quarantenni su Facebook non sono in grado. Rapa Nui, cominciamo dal titolo, non ho idea di cosa sia, quindi Wikipedia, classica Wikipedia. Isola di Rapa Nui, quindi è un'isola, è la prima isola scoperta da parte del navigatore olandese Jacob Roggeveen, avvenuta la domenica di Pasqua 1722, che per tal motivo diede a Rapa Nui il nuovo nome di Isola di Pasqua. Ah, ok, Rapa Nui è il nome dell'isola di Pasqua, quella lì con le testone e insomma gli enormi totem che vediamo. E infatti ci sono anche nel video, no? Un pezzo veramente, veramente esoterico. Cioè esoterico secondo me è l'aggettivo ideale per questo pezzo. Enigma ha creato, credo che il filone del... Ci dice questo perché anche il ragazzo Indaco comunque trattava questi temi appunto del soprannaturale. Vediamo un po' i commenti. Ma tu e Killa vi siete messi d'accordo? No, comunque, vabbè, infatti. No, comunque il capolavoro, minchia, non vedo l'ora che sia il 14. Perché il 14 esce il disco? Perché viste le promesse lo comprerò sicuramente. Se esce il 14 scrivetemelo sotto nei commenti. La strumentale mi è piaciuta un sacco. C'è questa chitarra qui, quando ci sono gli strumenti veri e non i synth come al solito, io impazzisco perché ormai se ne sentono veramente pochi. E per fortuna che ci sono queste cose, che tra l'altro c'è un sinergismo tra strumentale e video che è qualcosa di pazzesco, incredibile. Chi è che ha fatto il video? Chi cazzo è che ha fatto sto video bellissimo? Produzione Furum Studio. Furum. Anzi, animazione e montaggio a cura di Moodmark. Ti stimo un sacco. Il testo è sotto, in descrizione, perfetto. Allora vabbè, la prima parte in realtà non è tanto esoterica, diventa esoterica per la seconda strofa. La seconda strofa parla di... Allora, Euripide, Calligene livide, Joker coi tarocchi, Tre occhi, Mago con le fade, Medioevo, Streghe, 20.000 leghe, Kraken, Adepti, Reietti, Enigma, Bolgia, Spettri, Fumi, Delfi. Insomma, è chiaramente un continuo rimandare al soprannaturale. Dio si mimetizza, nell'animo si mischia e si risveglia dentro Chicken Itza. Che cazzo è Chicken Itza? Queste robe mi piacciono un sacco, scoprire robe grazie ai testi dei rapper, è veramente una cosa che... Un importante complesso archeologico maya situato nel Messico, nel nord della penisola dello Yucatan. Ah, ok, quindi sono tutte, sono quelle, praticamente quelle piramidi quadrate.
Quindi fa un sacco di riferimento al Messico, agli Inca. Cioè, allora, secondo me questo ritornello vuole appunto dire che, infatti dice con maschera Inca al battesimo, cioè nel senso che comunque ha una maschera fin da bambino, ha questa doppia personalità fin da quando è nato, e non è solo una maschera per nascondere la sua vera personalità, ma anche una maschera che gli conferisce dei poteri. Infatti io non canto, cazzo, è incantesimo, c'è questo soprannaturale che è veramente presente in questa canzone. Quindi abbiamo appunto questa seconda strofa che praticamente è fantasy puro, ed è bellissima sta cosa. Testo molto ricercato, molto 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 ricercato, strumentale che ricorda appunto il Messico, ricorda quelle zone lì. Abbiamo questa chitarrina, abbiamo questa musicalità molto... Ehi, balliamo. E il video, raga, il video, un video animato nel rap italiano, non lo vedevo da Patatrack di Madman. Comunque, pezzone, raga, pezzone. Enigma ne sta sfornando una dopo l'altra, una bomba incredibile. Il 14 esce l'album, se mi confermate, io lo compro perché so già che è una bomba. Ci farò tutti i video del caso perché mi sembra giusto supportare sto ragazzo che credo abbia creato, almeno dai pezzi che si vedono, che abbia creato questo album andando su questa scia del sovrannaturale, dell'esoterico, Inca, queste cose. Ditemi la vostra, voglio sapere la vostra sulla strumentale, sul testo, sul video, su qualsiasi cosa, su Enigma in generale, su... Bella, raga, non vedo l'ora di leggere i commenti. E mi raccomando, per chi mi romperà il cazzo, il video su Clementini uscirà domani perché non so se avete visto com'è vestito, però se avete notato com'è vestito forse capirete il perché. A domani. La gente non ha pazienza.